campo di fuvole, qualche mucchio di gas e tanti anni di pomodoro, edere e povere malati. Ogni tanto un fiumicello appena descriveva appare tra le branche dei fiori, carichi di vita, nero come uno scuro. Dentro, nel treno che corre mezzo vuoto, il gelo autunnale vede il triste nero, gli stracci bagnati. Se fuori è il paradiso, qui dentro è il regno dei morti, passati da dolore a dolore, senza averne sospetto. Nelle panche, nei corridoi, con il mento sul petto, con le spalle contro lo schienale, con la bocca sopra un pezzetto di pane muto, masticando male, misi ed scuri come cani sul dottore usato. Chi gli sale se ne guardi gli occhi, le mani, sugli zii, un pietoso rossore in cui nemica gli si scorre l'anima. Ma anche chi non mangia, le sue storie morisce vicino al tempo, se lo guardi, ti guarda con il cuore negli occhi, quasi con spavento. Ha detto che non ha fatto nulla di male, che è un innocente. Una donnetta, in fondo, di Aversa, culla una creatura che dorme nel fondo di una vita d'argentino. E la trascura, se essa si risveglia tra le cose, dicendo parole come il mondo nuovo, con parole stanche. Questa, se la osservi, non si muove, come una bestia che finge di essere morta. Si stringe dentro le sue ore di vesti e con gli occhi nel vuoto ascolta la voce che a ogni istante le ricorda la sua povertà, come fosse una volta. Poi, continua a cullare, cieca, sorda, senza neanche accorgersi, sospira. Col piccolo viso scuro come torba in un muto odore di ovile, un giovane è stato al finestrino, nemico, quasi non osando aprire la porta, dare noia al vicino. Guarda fisso la montagna, il cielo, le mani in tasca, il basco da malattia sull'occhio. Non vede il forestiero, non vede niente, il colletto un po' rialzato nel freddo o per intimo il mistero di delinquenti, di cani abbandonati. L'umiltà arriva ai vecchi odori del legno, molto affinitato, mescolandole nuovi, di chiassetti freschi di strada in mano. E dai campi ormai orecchi viene una luce che scopre anime, non corpi, all'occhio che più crudo della luce ne scopre la carne, la servitù, la solitudine. Anime che riempiono il mondo come immagini che viene il nube della sua storia, perché affondi in una storia che non è più nostra. Con una vita di altri secoli, sono vivi in questo, e nel mondo si mostrano a chi del mondo ha conoscenza, gregge di chi nient'altro che la miseria conosca. Sono sempre stato per loro unica legge, ovvio servire e servire a mia, eppure nei loro occhi si poteva leggere ormai un segno di diversa fame, scura come quella del pane, quella necessaria. Una pura ombra che già prendeva nome di speranza e quasi riacquistata l'uomo vedeva il meridione, timida, sulle sue greggi rassegnate di viventi, finalmente la luce del scatto. Ma ora per queste anime segnate dal crepuscolo e per questo bilancio degli intimiditi passeggeri, improvviso ogni interna luce, ogni atto di coscienza sembra quasi cosa di ieri. Nemico è oggi a questa donna che cura la sua creatura e a questi neri contadini che non ne sanno nulla, chi muore perché sia salva in altri mari, in altre creature la loro libertà. Chi muore perché abita in altri servi, in altri contadini, la loro sete, anche se bastarda di giustizia, chi è nemico. Chi è nemico chi straccia la bandiera ormai rossa di assassini e gli è nemico chi fedele perché anche assassini la fede. Il nemico il padrone che spera la loro resa e il compagno che pretende che lottino in una fede che ormai è negazione della fede. Gli è nemico chi rende grazie a Dio per la reazione del vecchio popolo e gli è nemico chi perdona il sangue in nome del nuovo popolo. Restituire così in un giorno di sangue il mondo a un tempo che pareva finito. La luce che piove su queste anime è quella ancora del vecchio nemico, dell'anima di questa terra e del vecchio. Se misuri nel mondo il cuore, la delusione, senti ormai che essa non conduce a una nuova vita, ma a una vecchia passione. E ti perdi allora in questa luce che cade, con la pioggia all'improvviso, zolle di sangue rossa, case su luce. Ti perdi nel vecchio paradiso che qui fuori sui binari di lava da un celeste vecchio malodiso all'orizzonte, dove nella bava grigia si perde nato. È meridiano temporale per sereno e vago. Uno sui monti del Lazio, già lontano, l'altro su questa terra abbandonata. Si confondono la pioggia
tanto vivi nel calore che fa più grande della storia la vita. Tu ti perdi nel paradiso interiore e anche la tua pietà diventa. Terra di lavoro, 1956, Pierpaolo Pasolini. Amar de
sono il coronello Michele Arcangelo Pezza, tutta di Cassano. Ma tutto quanto voi lo conosciate come trattiamo. Oggi, 11 novembre 1806, è arrivata la tragedia. Striga Gallina, chiamo in nome d'attrice. Si è finito, fra il diavolo, non baci, come padre disse. Questa via dice, è finita fra il diavolo. Ma dispiace, ma è vero che dispiace, per tutti quelli che mi sono fatti passare. 7 anni fa, alla fine 7 anni fa, mi siamo riusciti a cacciare, sono andati, però è venuto perché la ramegna non la stega giù, stavolta era giù loro, venne a parte. Yes, aspetta. Non mi dispiace mica tanto morire, perché alla fine tutti quanti ci sono. Mi dispiace solo il povero che avesse moglie e il tuo figlio, che già mi hanno detto qua, sta da chiamare fino a morte. Dopo sì che mi dispiace. Però ci faccio una cosa. Cacchi non ci sta, non ci serve. Se mi fate dentro voi per campare, campano o per me o senza me. La cosa che mi dà più fastidio di tutto questo è tutti i giri di cerimonie che ci fanno attorno. Messa. È venuta la prete confessore qua dentro. È uno che accompagna i morti, accompagna i condannati a morte con mestiere. Io penso a un uomo che disse che mestiere è sacrato. Fisso, o fratello. Così Francesca è la stessa cosa. E proprio qua, io sono provato pure a ambicciarmi un po' di capo come chiacchiere, ma lo sai che alla fine non c'è capito niente. Poi mi è portata la messa, mi sono confessato, mi sono fatto la comunione. Yes, usciamo. Come a Paolo già stai in una bucca pronta. Fuori tutta la gente, applaude, cose, chi può toccare, chi cosa. Ma pure che essa alla fine si chiacchiera. Dite che a sta gente, che è la gente mia, guardate quello che mi ha fatto, io mio lo so fatto. Io oggi me ne vaglio, vi saluto a tutti quanti. Quando vado a fare quello che si è fatto fino a poco, vi facciate la cura mia. Io me ne vaglio, dico la Maronna alla compagna. A così, 11 novembre 1806, finì il colonnello Michele Arcangelo Pezzo, duca di Cassano. Ma fra diavolo non è finito, fra diavolo ancora è vivo. Tanto è vero che tutti, 212 anni dopo che si è morto, ancora se ne parla, perché alla fine, fra diavolo è la storia nostra. La storia di quello che siamo fatti in danno, 1799, quando siamo stati veramente forti, e non sapevo questa storia, diciamo, non ascoltavo. A noi non ci sembra tanti gli altri. La gente nostra è capace di raccontare la cosa di due parole, o che ne scende di capo, ma la storia la danno dentro. Noi siamo ancora chi di 1799 e chi ce lo fa ascoltare o ce lo fa riportare in un'altra maniera, state sicuri che non ci può bene. Il nuovo servizio tutto questo, passiamo a questo. Thank you.
Dalla mattina alla sera,
Tu pensa che prima qua teneva la capanna di strada. Certe volte quando si faceva tardi la sera, faceva il tormento, la sottoluta spallata. La sottoluta spallata perché non si poteva tenere più, dice che diventa rifugio per i briganti. E se brigante, come voglio, però mi raccontare che cosa è successo, di volte. Stiva a Fabiano, qua, a sti pezzi di terra mia, a un certo punto fa sembrare che ha sentito una spiccia. Non so che girata crede, lì ci stavano 30 persone a cavallo, armate, certe facce brutte, di brigante. Gli erano proprio i briganti, chi li vede? Chi li credevo visti il re una volta? E pensate sta pure, in quanto era il re una volta? Mi stava morendo paura, ho detto, ma chissà come fanno questo. E tutto il mondo è cavato uno. Ho detto, mi sono cose mi giocate. Avevo paura che mi facciamo niente, poteva fare solo un servizio. Che era io alla banca, e ti era dice il guardiano che ci manda 5 presunte e 5 per notte le banche. Poi la banca è andata a sapere, la chiamavano Luasci, è una proprietà rossa che sta qua vicina, che è la proprietà della contessa, ma non sapeva che la contessa ci sarà mai in sapere, ma mai lo conosce che la vera. Poi sta il guardiano, acconcia tutti, fa cose, piano piano si sta a fregare tutto. Vabbè. E guardiamo, chi se lo dico è proprio a scarsute, rosicce, però è tarate, ma resta una mesa rosettiella e una mesa per mia fermata. Come arriva a cosa, perché la roba, se è un cazzetto, come una bestia. Dice, poi va subito l'uovo e dice che stavolta me ne era vannato. 10 presunte, il 20 bagnotto di pane. E se non me lo manda, pagli scanna a Is e quella che ci sta assieme. Prima, ora, e questa volta si messa paura. Ci volendo tre persone per portare un paio. Come arriva a cosa? Alla fine. Me l'ha alzato pure a me. Me lo presunto in una pagliotta di mano. A un certo punto, come è una giovane, senza rumore, era sparito tutto l'anno. Mi sono tutto chiuso, c'era la bagnotta, non sono venuto alla casa. In una volta tanto siamo mangiati buono. Poi dice che il brigante sono cattivi. Questa alla fine è una storia piccola, una storia di un piccolo episodio di tutto quello che succede a chi veniva. Non sapendo chi ha fatto, per esempio la cena. Potevo immaginare fino a tanti presunti, questi cinque. Sapevo la storia di cosa non giocare. Questa è chiamata il brigante per tanto tempo, di nuovo a quel paese, per cui non c'era più cosa. Però, alla fine, la storia nostra è fatta pure di cose. Ah!
Ma me la sapeva leggere